Buongiorno, domenica mattina. Questo cane non mi fa fare colazione stamattina. Ciao! Una mano che arriva. Raccontiamo il film che abbiamo visto ieri. No, papà. Perché sono 8:35, tra 25 minuti devo stare in ufficio. Sai, ora il mio cappuccino! Fammi bere il cappuccino, dai, vai giù, vai. Vabbè, allora saluta. Ciao, vado al lavoro. Lui va al lavoro, noi ci vediamo dopo. Sì. È quasi mezzogiorno. Dunque, Flavio è uscito per andare al lavoro, erano praticamente 8:30. Io alle 10 avevo fatto miliardi di cose in casa, perché quando lui non c'è e io mi ci metto, riesco a fare veramente tante cose. Quindi ho pulito, ho fatto lavatrici, ho steso panni, buttato cose, insomma ho fatto un sacco di cose. Dopodiché ho detto, ok, mi prendo un attimino un caffè e mi rilasso un attimo. Sbadam! Passate 2 ore in cui non ho fatto niente se non guardare video su YouTube. Esattamente mezzogiorno e un minuto. Allora, le mie amiche sono andate al mare e io non sono andata perché, come chi mi segue su Instagram ha visto, io ho lavorato per un evento aziendale che abbiamo fatto su Roma ieri. E siamo stati ad una cena istituzionale venerdì sera e poi ieri in una clinica di Roma c'è stato questo evento. Per farvela breve, i miei pasti nelle ultime 48 ore, partendo da venerdì sera, sono stati i seguenti. Cena da Alfredo alla scrofa, colazione rimandata perché l'ho fatta un po' così, mi ero preparata una tisana in casa, l'ho bevuta metà in macchina mentre correvo in questa clinica e metà in clinica, e poi ho mangiato un cornetto in clinica, poi c'è stato il pranzo con il catering che non era niente di buono, e poi ieri sera a cena, siccome io ero molto stanca ma anche Flavio lo era e non voleva assolutamente cucinare, abbiamo deciso di prendere dei panini al Burger King. Una brutta cosa avere un Burger King vicino casa. E questa mattina mi sono svegliata, mi sentivo veramente male, quindi le mie amiche sono al mare e io no. Però adesso è mezzogiorno, io stamattina mi sono sentita male, ma mo c'ho fame. Che mi mangio senza correre il rischio di sentirmi male di nuovo? Che ansia quando stai male e non sai che mangiarti. Mi devo organizzare, devo trovare qualcosa da mangiare. Devo arrivare al frigorifero, qua. Quanti passi saranno da qua al frigorifero? 6 passi. Scommettiamo? 1, 2, 3... 4, 5, 6 con la girata, sono davanti al frigorifero. Che mi mangio? Buongiorno, lunedì mattina e io sto ancora male. Come avete visto, da ieri all'ora di pranzo ad ora non ho ripreso nulla perché sono stata veramente veramente male. Sto per chiamare il mio medico di base e raccontare un po' a lui la giornata di ieri e anche il risveglio di questa mattina, che non è stato dei migliori. Lo chiamo e mi faccio prescrivere qualche cosa. Io credo che mi sia venuta una bella gastrite. Famo finta di niente. Oggi inizia l'ultima settimana di lavoro prima delle ferie. Non voglio ammalarmi nell'ultima settimana di lavoro prima delle ferie, intanto perché ho n.000 cose da fare, aperitivi fissati, forse soltanto una cena, pranzo con la collega, medici da andare a salutare all'ultimo minuto, cose da fare per la sede, documenti da mandare in sede, cioè io in questi giorni avrò veramente tanto da fare. L'idea di stare male in questi giorni mi innervosisce tantissimo, quindi facciamo finta di niente, affrontiamo questa settimana e questa giornata che parte comunque male pure per altri discorsi, tipo ho finito questa cipria qua che io in questi giorni stavo usando tantissimo. È un regalo che mi ha fatto Antonella, la mia amica Telly, che ho conosciuto tramite Silvia Miss Gerberina, e lei era stata in Giappone. Quando è andata? A fine settembre, ottobre, in viaggio di nozze. E aveva preso questa cipria qua,
che in realtà è a metà tra una cipria e una BB cream in polvere, praticamente. Era esattamente il colore giusto per la mia pelle e niente, l'ho finita. Praticamente, per farvela breve, stamattina non sapevo come truccarmi. L'ultimo boccone amaro è stato questo mascara della Smashbox che uso da veramente da tanti mesi, io credo da marzo, credo di averlo comprato a marzo, se non addirittura a febbraio. Sta di fatto che si è completamente seccato e stamattina praticamente nel truccarmi grumi, grumi, grumi come se non ci fosse un domani. Non vedo l'ora che passi questa ultima settimana di lavoro. Sono veramente arrivata, ma siamo proprio stanchi sia io che Flavio. Cioè, Flavio ieri quando è tornato da lavoro aveva provato a dirmi: vogliamo vloggare un pochettino, avremmo delle cose da raccontarvi. Solo che io mi sentivo, che dico male, dico poco. E lui, un po' perché io stavo male, un po' perché è stanco anche lui, ha detto subito: no, vabbè, dai, non è il momento. Anche perché fare un vlog quando uno non sta. Ma io non dico che uno deve stare sempre al top, perché poi la vita vera è anche quando non stai al top. Però non puoi neanche star proprio male, 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 perché se no, ragazzi, ma che vi faccio vedere? Cioè, anche no, insomma. E quindi niente, alla fine ieri non abbiamo vloggato. Lui questa mattina aveva il primo turno di lavoro, quindi è già andato. Vediamo questa sera quando ci rincontriamo. Tra l'altro c'è da andare a fare la spesa. Vabbè, chiamo il medico di base e vi faccio sapere che mi dice. Mo quello mi dirà: vieni a studio. E io gli dirò: no, devo andare al lavoro, che vieni a studio, c'ho da fa'. Ah, sempre per telefono! Ho capito, io devo andare al lavoro. 8-10 di sera, la diagnosi madre del mio medico di base è stata influenza intestinale e mi ha dato una cura da fare per i prossimi 4 Sì, giorni. comunque posso dire una roba? Cioè, Dilla. questo No, qua è io il un... Riopam l'ho ricomprato perché tu. Ah, era finito? Beh, tu considera che io devo prendermene 4 giorni. Per cui ho detto che lo devo riprendere, quindi te l'ho No, ricomprato. credevo ce ne fosse di più, perché in realtà io poi con questo ci faccio tipo un anno, che me ne No, lo prendo uno al so. mese, cioè non me ne prendo tanti, No, per cui... ma sì, a me poi mi fa pure schifo sto Riopam. Sa Sta di. di mandorla. Ma Scusate il mio abbigliamento. che scusate, è il secondo video in cui ti Ma vedono coatto. mi dispiace, sì, questo è l'abbigliamento casalingo. Per O cui... da parco. Sì, beh, massimo, parco. Comunque sopravviverò. Ah, sì? Ce la fai? Quindi che mi cucini? Mettiamoci. Quello che c'è, niente, per cui basta. Dimmi tu come la vuoi. Possiamo farla gricia. Pesto. No. Tonno. Già meglio. Burro. Aglio Tonno. e olio. Tonno. Anche perché non puoi proporre la gricia a una che ha Insomma, l'influenza ma sì, ma l'ho intestinale, detto per cioè, dire, però. capisci? No, no, cosa dici per dire? Non puoi. C'era una scatoletta di tonno vagante. Despacito. Na, 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 na. Flavio, non è la serata giusta. Devi sta buona, eh. Io sto Che buonissima. oggi ho lavorato e mi sono fatto anche un discreto mazzo al lavoro. Come mai? Ci stanno quelle cose. WhatsApp. Devo sistemare tutte le scommesse calcistiche e non live e non per due siti, per due sistemi telefonici, quindi mobile, per il self e i prenotatori presso le agenzie. Quindi devo raggruppare tutte le scommesse e sistemarle come mi dice il marketing. E la so fatta solo, sta cosa. Hai presente quante sono le scommesse del calcio? Quelle pre-match, quindi non live, sono circa 300. Quelle live saranno 150. E tutto questo per due siti, live e non. E questo è solo il calcio, per fortuna l'avevo definitivo. Ecco cosa ho fatto oggi. A metà pomeriggio mi sono fatta due di queste fette biscottate con un po' di marmellata perché mi sentivo la pressione sotto i piedi. Ma io non so, non compro la San Carlo da almeno 10 anni, ma fanno il buco per prenderle. Cioè, guardate che figata. Dice quello fa... No. Sì, c'è proprio scritto biscottate olandesi più Facile. facili da prendere. Ma pensa te. Ops, fonte di fibra, forse era meglio che non me la mangiavo. Direi che sei sveglia proprio, Cazzo, ecco perché. Senti, ma io dono, faccio fa usarti in padella? Con un po' d'olietto? Senti, senza che mi distruggi la cucina, però mi vado a Oh, risiedere sul io oggi ho divano. lavorato caldo, eh? Eh?
Sei pure, eh? Scassamento, guarda. Che mi tocca sentire. Io invece oggi non ho fatto un cazzo. Sono assolutamente innocente. Sei innocente? Sì. Ma io che cazzo ti ho detto io a te? Che ti ho detto? Basta non mi sporchi la cucina. Tu che cosa hai fatto? Ho sporcato la cucina. Quasi sta cioè, ha spruzzato l'aglio. Io ti uccido. Salutatelo. Salutatelo perché non vede il sole domani. No, salutatelo. Non sporcare. Sì, sì. Psst. E fra 8 minuti si è in tavola. Poco, poco sale. Flavio, ma quanto ne metti? Manco un quarto di cucchiaio, quanto vuoi che ne metto? Oh, e poi potresti cucinare a te se non ti va bene. Se non ti va bene, eh? Flavio, quello mica è un cucchiaio, eh. Devi stare più attento, mi diventi un iperteso con tutto quel sale. Io già sono iperteso. Ma che te divento? Quanti di voi si guardano il Trono di Spade? Fatecelo sapere. Fatecelo sapere. Quanto ci piace il Trono di Spade? Beh, a me sì, tanto. No, allora, piace anche a me. L'unica cosa è che ogni volta che parte una nuova stagione, io rimango un attimo perplessa perché non mi ricordo niente lo so. Dell'ultima stagione vista. Un sacco di personaggi, un sacco di situazioni, però è molto bello, l'ambientazione è bellissima. Mm. Vero? Ci piace. Sì. Amore, fai caldo. Tutto qua ti sei messa, eh? Ma perché? Per entrare nella stessa inquadratura? Dopo che vado? Faccio caldo. Mi raffreddo? Mamma mia, se devo con te, guarda, sto sudando, se devo con il termosifone. Ma perché c'hai... Perché metti tutto questo calore? Cazzo. Io vi saluto perché non ce la faccio a stare vicino. No, amore, fai caldo. Guarda che tu non sei fresca, eh? Cioè non è che quando tu ti avvicini io sento fresco. Quando tu ti avvicini sento caldo anch'io. 3. 2, 1, na 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 na. No, mamma io non mia, canto. Che noia che è questo! Sì, Ma io sono stufa, Beh, basta. Grazie a tutti per aver visto anche questo vlog influenzato. Un bacio a voi da noi, alla prossima!